Ciao a tutti, sono Gian Domenico di Sottosopra e oggi siamo in compagnia di Walter Moscito, che è ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria. È inoltre coordinatore didattico del Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche dell'Università della Calabria, sempre, ed è membro anche del Comitato Rodotà per la tutela dei beni comuni. Collabora con vari giornali e televisioni locali, tra cui Calabria News 24. E buonasera, professor Nocito. Buonasera, salve, grazie dell'invito. Grazie a lei diciamo, di averci concordato questo il suo, un po' del suo tempo per oggi. Ecco, come sapete, come sa chi ci segue sui nostri canali social, stiamo in seguito, diciamo, all'annullamento di fatto della nostra edizione della Scuola di Formazione Politica di quest'anno. Stiamo cercando di riattivare l'attività della nostra associazione con delle brevi interviste su dei temi, diciamo, anche di attualità. E oggi appunto cercheremo di parlare col professore di tematiche legate alla crisi, diciamo, legata al coronavirus, ma soprattutto legate, diciamo, a riflessioni di tipo giuridico e di istituzioni, diciamo, pubbliche, di cui appunto il professore si occupa. Ecco, io chiederei come prima domanda al professore un po' di farci un quadro di quello che è successo a partire da fine febbraio sul piano della struttura dello Stato, nel senso che improvvisamente ci siamo trovati nel giro di pochissimi giorni ad affrontare cioè una serie di decreti e una situazione, diciamo, emergenziale nel nostro paese che diciamo, ci ha portato poi di fatto ormai da 50 giorni a essere più o meno tutti chiusi in casa con poche possibilità, diciamo, anche di spostamento. Volevo chiedere un po' qualche riflessione su quello che è successo, su come questo sia, diciamo, giustificato in termini di diritto pubblico, insomma. Sì, grazie. Questa non è una domanda che è facile da rispondere in pochi minuti, ma vorrei segnalare gli aspetti più salienti del problema. Oggi, noi aprile, siamo nella fase numero uno di questa emergenza e la fase numero uno, se dovessimo stendere un cronoprogramma, inizio in Italia il 30 di gennaio. Il governo delibera lo stato d'emergenza nazionale sanitaria su invito e proposta dell'OMS. Da quel momento in poi, quindi oltre 2 mesi fa, l'Italia entra nella fase 1, deve gestire l'emergenza. A breve, noi ipotizziamo il 4 maggio, si può iniziare un allentamento del lockdown e quindi anche come apparato amministrativo e governo istituzionale del fenomeno iniziare la fase numero 2. Dopodiché voi sicuramente come sottosopra dovrete, potrete e forse rifletterete sulla fase numero 3, che sarebbe a dire la terza fase dopo l'emergenza sanitaria, dopo l'emergenza socio-sanitaria economica. Il ripristino o la riforma degli apparati economici e sociali dello Stato e della vita collettiva italiana. Quindi abbiamo 3 fasi, ma da gennaio in poi possiamo anche valutare ormai retrospettivamente quello che lo Stato e gli apparati pubblici italiani hanno fatto. E qua, dal punto di vista che a me e a noi interessa, cioè le libertà civili, le libertà costituzionali e il regime di amministrazione controllata, quasi amministrazione diciamo ispettiva e amministrazione d'emergenza, da quel momento in poi possiamo distinguere ulteriori 3 sottofasi. Cioè in un primo momento lo Stato italiano poco ha toccato le catene di comando, ma soprattutto la vita degli italiani, perché fino al 23 febbraio, ci possiamo ricordare, nessuno ha parlato di limitare le libertà. Anzi, non c'erano gli infetti. Il primo infetto di quei giorni, 21-22 febbraio, era Carnevale, caso Codogno. A quel punto il governo ha usato i poteri costituzionalmente necessari per far fronte alla misura,
di controllo dell'epidemia e combattere l'epidemia, e allora si può dire che il vero start della fase 1 è cominciato con un decreto legge, il decreto legge numero 6 del 23 febbraio del 2020, dovuto proprio all'urgenza di contenere con un cordone sanitario il pericolo epidemico. A quel tempo era epidemico e non pandemico. Quello lo possiamo chiamare il decreto madre. Da quel decreto madre gemmano come attuazione numerosi DPCM, decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè decreti assunti direttamente da Conte con un passaggio nel governo, ma dei quali lui si prende la responsabilità politica. Da quel momento in poi sono quasi 10, 9, 11 i DPCM prodotti fino ad aprile. Questa fase, dal punto di vista della nostra materia e anche della storia politica italiana, è forte, significativa e non è semplice, anzi è problematica. Senza fare troppi giri di parole, i giuristi in questi giorni del 23, 24 e anche del 4 marzo, del 10 marzo, sono stati silenti. Non hanno voluto e potuto mettere i puntini sulle i, ma oggi, passati 60 giorni, qualche puntino sulle i si può mettere da parte di chi è un costituzionalista e un amministrativista. Lo stiamo facendo in tanti. Voglio segnalare solamente le opinioni di uno dei decani dei professori di diritto amministrativo italiano, Sabino Cassese, e uno dei decani di diritto costituzionale, presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti Italiani, il professore Gaetano Silvestri, noto come anche presidente emerito della Corte Costituzionale, i quali entrambi hanno messo i puntini sulle i, segnalando che nei primi 30 giorni, quindi dal 23 febbraio al 25 marzo, la fase 1 della fase 1, ci si è trovati in una forzatura costituzionale, cioè il decreto-legge numero 6 è stato la base per un'azione amministrativa a colpi di ordinanze della Protezione Civile e DPCM e qualche decreto ministeriale. Alla fine dei 60 giorni siamo arrivati a 370 ordinanze regionali e a 60 atti dello Stato italiano, di cui una quota decreti legge, decreti ministeriali e una quota DPCM e ordinanza della protezione civile, quindi un sistema di fonti del diritto e di atti amministrativi affatto semplice. Solo per capirlo ci vogliono delle ore di studio, elencate tutte le misure amministrative e normative prese dalle istituzioni italiane, e in questo primo mese, dal 23 febbraio, tutto si è retto fino al 25 marzo su un articolo 2 e un articolo 3 che era riferito solo ed esclusivamente ad aree delimitate del territorio nazionale. Cioè il cordone sanitario era scritto nel decreto legge madre, ma era riferito solo ai comuni che la protezione civile col Ministero della Salute, del Comitato Tecnico Scientifico, avessero qualificato ad alto rischio e a necessità di lockdown, di chiusura, di confinamento. A quel tempo si è chiamata la zona rossa. Cosa è successo? Qua è un po' delicato, che tra il 24 di febbraio e il 4-8 marzo la zona rossa si è estesa. Si è passati dalla zona rossa di Codogno, 11 comuni, a una zona arancione che comprende tutta la Lombardia per un totale di 14 province, quindi una parte del nord. Su questo cordone sanitario del nord, di un pezzo della realtà del settentrione, sostanzialmente la Lombardia, i territori confinanti con la Lombardia, no? Le province di Reggio Emilia, Piacenza, le province anche, diciamo, al confine con il Piemonte, su quel territorio si è estesa prima il lockdown. A un certo punto, tra l'8 e l'11 marzo, il lockdown, il confinamento, cioè
le misure restrittive delle libertà, poi diremo quali, sono estese a tutto il territorio nazionale. Quindi abbiamo avuto un passaggio tutto gestito dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base di un decreto legge che dava potere innominato e delega in bianco al Premier per gestire amministrativamente la situazione. A quel punto, probabilmente, tra l'11 e il 12 di marzo sarebbe stato necessario costituzionalmente passare per un decreto legge, perché le misure restrittive delle libertà personali, secondo la Costituzione, quindi gli articoli 14, 16, soprattutto 17, 19, la libertà di culto, la libertà di riunione, le libertà economiche e di commercio, il fare attività di impresa in senso libero, articolo 41, ma anche il lavoro, l'istruzione come forma per le scuole e per le università, sono state bloccate sulla base di un decreto legge generico. Ci sarebbe stato necessario, opportuno, un nuovo decreto legge. Non c'è stato. Questa fase è durata fino al 25 di marzo. Il 25 marzo lo Stato, il governo, ha approvato un nuovo decreto legge per tutto il territorio nazionale, fissando l'allungamento del lockdown su tutto il territorio e dando una copertura di legalità sostanziale a tutti i decreti e alle ordinanze. Viceversa, nei primi 30 giorni le ordinanze erano emesse sulla base della legge 225 sulla protezione civile e l'emergenza nazionale, e le misure DPCM e altre ordinanze regionali e comunali. Grande caos anche sui contenuti amministrativi di tali ordinanze, tra Regione Campania, Regione Calabria, Regione Lombardia, attenevano invece alla base dell'articolo 2 del decreto madre. Sostanzialmente la tenuta democratica e di legalità sostanziale tra il febbraio e il marzo si è indebolita per riespandersi il 25 marzo. Dopodiché sarebbe opportuno che tutti i passaggi che implicano non sospensione delle libertà, ma limitazione delle libertà, questo ce l'ha detto anche Gaetano Silvestri, passassero da atti di legge, proprio per rispettare la legalità sostanziale. Ci sono anche sentenze della Corte, una è la 115 del 2011, che dice che lo Stato non può dare poteri innominati che lascino libera l'autorità di pubblica sicurezza e l'autorità amministrativa indicate nel decreto legge già del 23 febbraio come libere di poter interpretare le misure restrittive. L'elenco di misure restrittive contenute nel decreto del 25 marzo infatti è molto più lungo ed è congruente con la dimensione nazionale del lockdown. Viceversa, se vediamo le misure di cui l'articolo 1 del decreto del 23 febbraio, il primo, il decreto madre, erano tipizzate per alcuni comuni. Per esempio, la mobilità in quel decreto era vietata intercomunale, non intracomunale. Con il 25 marzo si stabilisce il divieto di mobilità intracomunale e interregionale. Non so se è chiaro. I rientri dal nord al sud potevano avvenire sulla base dei DPCM di marzo, sulla base del decreto legge del 25 marzo non possono avvenire. Al momento non abbiamo in Italia attualmente la mobilità tra regioni, la mobilità dentro i comuni. Abbiamo solo l'ipotesi di ripristino della libertà di mobilità intercomunale dopo il 4 di maggio, non abbiamo ancora la mobilità interregionale. Quindi i piani di discorso sono tre sulla mobilità e su ognuno la fase 2 deve decidere quando e come rendere possibile la circolazione delle persone, cioè l'articolo 16, che è una garanzia pesante per
la diritto di cittadinanza e che prevede limitazione solo ed esclusivamente per motivi di sanità e di ordine pubblico. In questo campo è evidente che le due motivazioni vanno a braccetto e alcune funzioni regionali, per esempio, dispongono ordinanze ai fini sanitari e di ordine pubblico. Okay. Ma in tutto questo il Parlamento come... Ecco, il problema è che il Parlamento nei DPCM non è coinvolto. Il Presidente della Repubblica, la Corte dei Conti, cioè gli organi di controllo, il Presidente della Repubblica non sono coinvolti nei DPCM, viceversa sono coinvolti nei decreti legge e nelle leggi di conversione, ma anche nei decreti ministeriali si svolge un controllo di organi di garanzia. Il DPCM invece che cos'è? È un comando amministrativo attuativo di una legge. La natura del DPCM finora non è stata molto scavata, ma poteva essere duplice. Noi abbiamo sperimentato per tutto marzo il DPCM a valore regolamentare, cioè valore di norma interpretabile dalle autorità amministrative. E invece i DPCM non devono essere interpretabili, devono essere dei comandi. Per cui i giuristi da qui a qualche mese andranno a valutare se sia stato illegittimo l'apparato di DPCM oppure se a monte era ed è illegittimo l'articolo 2 del decreto madre. Ma siccome il decreto 25 marzo supera e abroga quell'articolo 2 e lascia solo possibilità di ordinanze alle autorità amministrative nelle more di nuovi DPCM tipizzati, a quel punto diremo che il frittata è fatta e non si può tornare indietro. C'è un problema di sospensione di alcune garanzie nel mese di marzo, che hanno segnalato molto bene sia Sabino Cassese sia Gaetano Azzariti, ma soprattutto Gaetano Silvestri in scritti che sono disponibili sulla rete. Per quanto riguarda il professor Silvestri, c'è un'intervista su BaiBlu molto chiara di qualche giorno fa in cui ha esplicitato il concetto di limitazione di libertà, il concetto di sospensione delle libertà da rigettare e il concetto di Parlamento. Il Parlamento è utile perché va a controllare e a verificare il quantum di libertà compressa, di libertà di cittadinanza. Bisogna trovare un accordo? Sì, nei parlamenti si votano trovando un accordo. Il DPCM non prevede nessun accordo, neanche un accordo interno al governo, perché il DPCM lo presenta al governo e lo verifica senza approvarlo l'organo collegiale, cioè un organo monocratico che produce il DPCM. Sul Parlamento probabilmente la vera sede di discussione e di confronto tra partiti e tra gruppi sarà la conversione dei decreti legge, in particolare del decreto legge del 25 marzo, ancora non convertito. Sta lavorando oggi il Parlamento per convertire il Cura Italia, poi c'è l'altro decreto legge, sono 8 in totale i decreti prodotti da questo governo, l'altro è il decreto liquidità. Su quel decreto è ovvio che ci sarà un confronto serrato parlamentare, perché si tratta di mettere denaro nel sistema economico e bancario italiano, per cui ogni scelta può avere effetti sociali, economici notevoli, e lì il Parlamento eserciterà la sua funzione di controllo, di indirizzo e anche di centro di imputazione di responsabilità, perché ogni soggetto si prende la responsabilità per il voto che dà, per l'opinione che esprime e per l'obiettivo che persegue, insomma. Chiaro. Benissimo, grazie professore. Ecco, volevo chiedere un'altra cosa rispetto appunto a tutte queste disposizioni un po'... Come? Caotiche, ecco, e comunque emergenziali. Ho separato molto appunto di task force, prima la nomina originale del commissario Arcuri e di alcune
diciamo, di un comitato scientifico legato appunto a crisi sanitaria, poi diciamo, è stato nominato Colao per invece la parte della fase 2 che insomma su cui si sta preparando, però di fatto le task force sono state molto più numerose e anche diciamo comprendendo molto, diciamo, un enorme numero diciamo, di esperti coinvolti e nominati insomma un po' centralmente insomma. Mi chiedo un po' un parere, cioè sia appunto un quadro generale su questi task force, sia un parere sulla legittimità o su quali siano un po' le funzioni. Allora, sulla legittimità nulla questio, io direi non si può sindacare il potere di circondarsi di chi vuole avere come sussidio decisionale. Il problema è più di sostanza che non di forma. Questo governo ne ha nominate 15, probabilmente ha abusato della parola perché anche comitati di indagine proposta che potevano chiamarsi diversamente sono stati giornalisticamente chiamate task force, ce ne sono 15, la più grossa delle quali è quella che deve o dovrà lavorare al Ministero della Scuola e dell'Istruzione, anche dell'Università, ma principalmente della ministra Azzolina la nomina, sono oltre 120 persone le quali devono decidere il futuro nella fase 2 e nella fase 3 della scuola italiana. Se vogliamo è un parlamentino pletorico, ma ci dà l'idea di come i ministeri si stiano alleggerendo di responsabilità decisionale. Costituzionalmente questo può creare un problema perché diluisce il concetto di responsabilità politica. Cioè la forma parlamentare di governo nasce quando un governo decide e assume su di sé la responsabilità politica della decisione, presentandola al Parlamento per un controllo e ancor prima per un indirizzo. Questo con 15 task force e 450-480 membri di task force viene leggermente diluito. È anche alleggerito questo criterio di responsabilità, a meno che nelle 15 task force nazionali, poi esistono le task force regionali, ognuna delle regioni se n'è fatta due o tre o quattro, quella per la salute, quella per lavoro e imprese, quella per il settore più interessato, e si contano sostanzialmente una trentina, quarantina di task force, insieme stiamo a 50 task force, da cui il numero che il Sole 24 Ore ha ampiamente commentato e anche Repubblica e anche l'Espresso hanno voluto commentare in negativo. Io la vedrei così. Se queste task force sono comitati di studio che non decidono, ma che propongono un set di decisioni all'organo politico, cioè al ministro e ai sottosegretari, che li fanno propri, potrebbero essere costituzionalmente ammissibili. Non è ammissibile lo scarico di decisione su questi soggetti che non vogliono e non possono assumere responsabilità politica del decidere. Alcune di queste commissioni, una in particolare è la commissione Colao, là, data la composizione, data il tempo e anche l'obiettivo, che è l'attuazione nei settori produttivi del rientro, la fase 2 in tutti i settori, probabilmente i ministri del ramo scaricheranno la responsabilità su Colao, il quale de facto sta diventando un ministro ad interim, che supera la debolezza dei ministri. Se fosse solo la commissione Colao potremmo, diciamo, stare più tranquilli. Se invece tutte le commissioni e i comitati e i task force debordassero utilizzando e sostituendosi alla decisione ministeriale, probabilmente non potremmo far altro che sostenere due tesi. La prima, i ministri sono incapaci di assumere su di sé, ex articolo 93-95, un indirizzo politico. Quindi c'è un deficit di governo e di capacità di governo politico. E soprattutto, forse ancora più grave, non c'è un'alta dirigenza e una struttura ordinaria dei ministeri in grado di elaborare decisioni complesse. E sono i ministeri, i capi di gabinetto,
i sottosegretari, stiamo parlando di 70, quasi 70 persone al governo con incarico politico, 20 ministri e 45 sottosegretari, non stiamo parlando di pochi soggetti, che non ha la capacità di assumere decisioni di indirizzo politico e quindi non ha lo staff di alta dirigenza che gli propone un set di possibili opzioni, e allora è fallito il governo in senso politico, è fallita l'alta dirigenza dei ministeri. Questo alla lunga, da qui a qualche 6 mesi, 12 mesi, ma anche nei 4 mesi, può indebolire notevolmente il governo e i dicasteri e può essere una spia, un indice di una crisi di governo per la quale qualcuno nel Parlamento o fuori può chiedere un governo più forte, dei ministri più significativi e quindi o un rimpasto di governo o qualcosa di rafforzamento dell'asse della compagine ministeriale, per esempio con un allargamento della maggioranza parlamentare, come a voler fare un governo di unità sull'obiettivo, un governo di unità istituzionale o anche un governo di unità nazionale, come si sta discutendo in Spagna nelle ultime giorni, nelle ultime settimane da parte di Sanchez, che la sta proponendo al Parlamento spagnolo, insomma. In Italia non siamo a questo punto, ma ci potremmo arrivare se le task force si mettono a sostituire governo e ministri, insomma. Chiarissimo, professore, la ringrazio per questi chiarimenti. Accennava alla Spagna, arriveremo, magari farò anche una domanda dopo sulla situazione, diciamo, in altri paesi europei. Prima di passare a quello, però, volevo chiederle, all'inizio dell'esplosione della pandemia, quando le cose sono iniziate ad andare un po' fuori controllo, c'è stata una prima tensione, diciamo, tra lo Stato centrale e le regioni sulle responsabilità. Chiaramente la cosa, vista l'emergenza che si sta affrontando, è andata un po' sopita, è però altamente probabile che appena la situazione, diciamo, sarà più tranquilla, esploderà di nuovo. E questo di fatto ha anche un po' messo in dubbio, soprattutto alcuni, diciamo, sui giornali ne hanno parlato, un po' la riforma, diciamo, delle autonomie regionali, soprattutto quella, diciamo, del 2001, approvata, diciamo, col referendum del 2001. E volevo chiedere un po' una riflessione su questo, insomma, su quali sono le diciamo, effettivamente le responsabilità e su come, diciamo, nell'attuale assetto istituzionale italiano il diritto pubblico, insomma, effettivamente si dividono, diciamo, le responsabilità operative. In pochi minuti potrei dire poche cose, ma mi va di dirle. La riforma del 2001, quella che ha riscritto gli articoli 116, 117, 118, 119 e 120, è una delle indiziati maggiori, ma non è l'omicidio, l'autore dell'omicidio e del buon rapporto fra lo Stato e le regioni. Attenzione che noi dovremmo avere per Costituzione un regionalismo cooperativo, non competitivo, in cui il set dei fini costituzionali è condiviso dall'organo politico regionale dotato di autonomia statutaria, amministrativa, legislativa e finanziaria e le istituzioni centrali, dove la seconda Camera sarebbe la Camera di raccordo Stato e Regione, perché il Senato è eletto su base regionale. Questo la carta lo dice, la pratica italiana non lo fa. Ma un indiziato che secondo me è più grave per i cattivi rapporti che si sono palesati in questo frangente, ma non è che dal 2001 in poi i rapporti siano stati idilliaci fra Stato e Regioni. Noi abbiamo questa conferenza Stato-Regione che sostanzialmente ha spartito le risorse e dal 2008 ha spartito i tagli, cioè ha mediato i tagli dello Stato sociale italiano e della spesa pubblica italiana a sfavore degli investimenti attivi in capitale sostanziale e a favore invece del ripristino e del pagamento del debito, perché il bilancio pubblico, voi di sottosopra lo sapete meglio di noi che cos'è, è una quota di rimborso del debito al servizio della finanza che ci ha prestato denari sui mercati finanziari, è una quota per investimento e per
consumi e per spesa corrente. L'indiziato, stavo dicendo, a mio avviso, non è la riforma del 2001 dell'articolo 117, ma è la riforma del 1999 sui governatori e sull'elezione diretta dei governatori come monocrati delle regioni. Cacicchi li chiamò un leader politico nel 99-2000, subito al primo tour. In verità l'elezione diretta nasce il 95, ma si formalizza il 2000, in quell'elezione in cui vinsero sostanzialmente i presidenti di destra, perché seppero cogliere l'entusiasmo dell'elezione diretta simil presidenziali della forma di governo. Insomma, l'articolo 123-124, che dà a ogni regione la veste di piccolo Stato con un presidente che determina la politica nazionale in assenza di un sistema di partiti regionali forti, probabilmente questo protagonismo, questa esuberanza dei presidenti delle regioni, nella storia si può pensare a Galan e a Formigoni, ma io direi ora sono diffusi un po' dovunque. Ci sono grandi soggetti molto espansivi e molto irruenti in tante regioni italiane. Il problema quindi è un mix tra la riforma degli statuti e dei sistemi politici regionali che danno primazia al presidente anche sulla giunta e anche sul consiglio sostanzialmente annichilito, spazi di democrazia ridotti nelle regioni, più e peggio che nel sistema nazionale politico, e dall'altra parte la materia che si chiama tutela della salute, che nel 2001 fu messa come concorrente. Cosa succede quando tu metti la materia tutela della salute nell'ambito concorrente della legislazione? Che se non ci sono i principi fondamentali dettati dallo Stato, e lo Stato non li ha dettati il Parlamento, perché non c'è stata la vera attuazione finale e completa di tutto il titolo quinto della Costituzione, alla fin fine stai lasciando la salute, il sistema sanitario, l'organizzazione sanitaria, la medicina territoriale, la medicina ospedaliera nelle mani dei rapporti di forza, dove l'unico mediatore vero non è il ministro, ma è la conferenza Stato-Regione con il primo ministro che ha un unico obiettivo, che è la spesa finanziaria per la salute, non la prestazione reale di servizio sanitario. D'altra parte, i LEAS in Italia dal 2001 ci sono. Sono stati fissati 2 volte con DPCM, ma poi non sono stati rispettati. Ogni regione l'ha voluti o potuti applicare come ha voluto, e lo Stato si è ricordato di fare lo Stato centrale, solo commissariando le regioni che avevano debito sanitario accumulato in forma stratosferica: Sicilia, Calabria, Lazio, Campania, Piemonte. Ora, il problema della salute è certamente il finanziamento del sistema sanitario, ma è anche la qualità e l'organizzazione del sistema sanitario. I famosi LEP, i famosi LEAS, devono essere assistiti da un controllo politico. In Italia è mancato, probabilmente le regioni si sono lasciate andare in un anche esempio diffuso di cattiva gestione sanitaria al sud più che al nord, e adesso siamo arrivati a un sistema sanitario ad Arlecchino, cioè 20 regioni con 20 sistemi sanitari fra di loro diversi, a volte difficilmente in comunicazione. Quello del Veneto non è quello dell'Emilia-Romagna, quello dell'Emilia-Romagna non è il sistema lombardo salute, non è il sistema ligure, non è il sistema Lazio. Ci sono problemi congiunturali che ora non possiamo richiamare: la sanità privata, lo spazio dell'imprenditoria privata convenzionata e lo spazio dei servizi privati non convenzionati, che cambiano da regione a regione. Ma io direi che il protagonismo dei presidenti regionali a marzo è stato una costante
eccessiva rispetto a uno Stato che prevede la salute come bene condiviso distribuito fra Stato e Regione. Cioè, non tutte le Regioni hanno fatto il loro compito di organizzare il servizio e di predisporre gli strumenti per l'emergenza. Quindi l'emergenza ha lasciato molto inadempienti sia lo Stato sia le Regioni. Per esempio, i dispositivi di protezione individuale non li ha accumulati a gennaio né il Ministero né le Regioni e adesso ancora abbiamo le strutture sanitarie in tutta Italia o in larga parte d'Italia che non hanno i materiali, non hanno i DPI e alcune non hanno avuto la capacità di potenziare le sale di rianimazione e la strumentazione. La Calabria, ma anche la Puglia, hanno avuto questo tipo di problemi e stanno faticosamente recuperando il terreno perso di cose non fatte a gennaio, a febbraio e a marzo. Per esempio, in Calabria abbiamo fatto una serie di riunioni e di comitati. L'ospedale Covid dedicato a questi malati non c'è, in altre regioni c'è. Questo è un problema di organizzazione sanitaria, non solo di finanziamento, perché adesso ci sarebbe il finanziamento, o il MES, o la manovra extra del governo ti dà le risorse. Il problema è l'organizzazione delle risorse, l'assunzione di personale. Teniamo conto che il personale è stato decimato dalla crisi del 2007-2008 in poi, cioè si sono persi posti di lavoro nella sanità, per cui le regioni sono un po' strette fra il bisogno dei territori e anche l'esigenza di cura sul territorio e i tagli dello Stato, se vogliamo, le inadempienze dello Stato e del Ministero della Salute. Però, se mi consenti, per parlare di inadempienze del Ministero della Salute, dobbiamo aspettare di vedere tutta la storia raccontata dei mesi da dicembre in poi, perché probabilmente il Ministero della Salute ha fatto delle cose, noi non lo sappiamo, lo scopriremo. E la responsabilità qui anche politica del Ministro della Salute e dell'apparato di governo del settore, Istituto Superiore di Sanità, lo vedremo nel tempo. Per esempio, vedremo il famoso piano segreto di cui ha parlato Andrea Urbani, che è l'alto dirigente del Ministero della Salute, il quale ha detto che lo studio previsionale sui loro tavoli disponibili già dopo Natale prevedeva tre scenari, ma è stato segretato perché uno degli scenari era apocalittico e non hanno voluto creare un'ansia popolare, un'ansia diffusa su questi scenari, per cui si sono ritirati i remi in barca. Io credo che tra regioni e Stato non è facile distribuire le colpe, ora non possiamo, quello che possiamo però auspicare sarà che passata la tempesta, passata la fase 2, nella fase 3, quando dovremo trarre delle lezioni da questa brutta e lunga esperienza di emergenza sanitaria ed emergenza anche sociale, bisogna che le forze politiche serie e anche il Parlamento, qui ritorna la volontà di apprendere e di fare esperienza politica dagli errori. Il Parlamento deve farlo, può fare anche una commissione d'indagine, una commissione d'inchiesta, è previsto dalla Costituzione. Si dedichi necessariamente, uno, a riscrivere l'articolo 117 della Costituzione e a mettere i puntini meglio sul settore salute, ambiente e sull'organizzazione sanitaria, perché al momento il 117 non è chiaro. Anche nella rete di collaborazione fra le regioni. Alcune, essendo piccole, non hanno la dimensione ottimale per fare, per esempio, ospedali d'eccellenza. Due, il finanziamento e la garanzia dei LEAS che deve essere effettiva da parte dello Stato. Tre, una riscrittura della legge del 1978, che è la legge che istituisce il servizio universale salute e servizio sanitario, la famosa 833. Voluta dalla Tina Anselmi e dalla sinistra di quegli anni,
la quale aveva l'idea di puntare sulla medicina di prevenzione e sul monitoraggio territoriale, ma poi è stata scavata dal di dentro e la medicina in Italia è diventata molto ospedalizzata, poca prevenzione, poco investimento e non è chiara nemmeno l'attribuzione di competenza sul chi fa la prevenzione, chi fa la profilassi internazionale. Attenzione che queste numerose pandemie cui stiamo assistendo negli ultimi 20 anni, siamo alla terza, sono tutte materia di profilassi internazionale e la profilassi internazionale dal 2001 è competenza dello Stato. Quindi lo Stato deve gestire tutto quello che riguarda la profilassi internazionale e il governo preventivo delle emergenze. Non lo sto dicendo, ma lo sto pensando, il piano per le pandemie in Italia dai primi anni 2000 era chiesto da parte dell'OMS e da parte anche di associazioni qualificate del settore salute, è stato prodotto nel 2006, ma da quel momento in poi non l'hanno mai aggiornato e abbiamo avuto da quel momento in poi altre due epidemie successive alla SARS. Ce le ricordiamo, no? La SARS e quella mucca pazza degli anni 2000, poi superate da Ebola e altre due emergenze Covid. Cioè, la vicenda Covid non è nuova, è una vicenda che ci ha trovati spiazzati avendo le istituzioni governative nazionali e le istituzioni regionali delle responsabilità gestionali che non hanno saputo comporre e applicare con piena consapevolezza. Questo in Italia, probabilmente la cosa è valida anche in altri paesi europei. Certo. Mi ricollego a questo per chiedere appunto una considerazione rispetto ad altri paesi come diciamo, europei, come hanno affrontato la crisi. In particolare, magari diciamo, penserei al caso spagnolo, visto essendo stato diciamo, un paese per molti versi diciamo, simile al nostro e che ha affrontato poi una crisi cioè, anche maggiore a quanto cioè, a giudicare insomma, dai numeri. E anche all'Ungheria, insomma, dove oltre che la, diciamo, la gestione della crisi sanitaria, insomma, c'è stata anche gestione istituzionale che ha dato molti poteri, diciamo, centralizzati al Presidente del Consiglio. Insomma. Sì, a volo d'uccello si può dire che nei paesi ricchi dell'Europa centrale franco-renana, quindi il cuore ricco dell'Europa di Carlo Magno, probabilmente i tagli alla sanità sono stati minori. La disponibilità di sale di rianimazione e di medicina sul territorio è più alta, il controllo c'è stato, la fortuna l'ha assistiti, non è stato fatto un boom, non c'è stato il boom degli infetti, anche se la Germania aveva il primo infetto d'Europa nel gennaio, il soggetto che ritornava da Wuhan ed era un manager, probabilmente lui il primo in Europa, secondo il paziente 1 italiano, non si è mai trovato il paziente 0, ma sui paesi io direi che il problema come al solito in Europa è tra paesi deboli e paesi forti. C'è una cinta laterale esterna periferica di paesi che subisce malamente le vicende della storia, le vicende della dinamica della politica internazionale e dei fatti anche epidemici internazionali, per cui noi abbiamo avuto che un paese come il Portogallo si è tenuto ben chiuso, un paese come la Spagna non si è tenuto ben chiuso, ha avuto grande ritardo nel reagire alla profilassi internazionale e anche all'organizzazione interna, ma la Spagna ha avuto un blocco dell'epidemia nel cordone sanitario di Madrid e di Castiglia-La Mancia. Cioè, è importante capire ciò. La Spagna ha altissimi numeri, ma non sono sul territorio di tutte le 15 comunità autonomas spagnole, sono le regioni spagnole, ma solo in due. Quindi questo ha consentito al governo di lavorare con una decretazione di stato d'emergenza sanitaria, mi pare il 14 di marzo, per la quale il cordone sanitario ha funzionato, l'intervento dell'esercito, lì sempre molto efficiente, ha funzionato,
Dal 14 in poi il lockdown è stato effettivo. Sono partiti tardi, ma poi l'hanno fatto effettivo su tutto il territorio. Sostanzialmente hanno bloccato il diffondersi dell'epidemia, ma i morti sono molti perché era circolato nelle settimane preventive. Probabilmente qualcuno prima o poi farà pagare a Pedro Sanchez la responsabilità del ritardo politico nella gestione dell'emergenza Covid-19. Tanto è vero che in questi giorni Pedro Sanchez, dicevamo, sta chiedendo all'opposizione parlamentare, quindi ai partiti della destra spagnola, una collaborazione su un governo d'unità nazionale per uscire dalla fase 1, perché la Spagna è in arretrato rispetto all'Italia, sono in piena fase 1, noi stiamo verso la fase 2, cioè la curva dei contagi è noto. Da noi sta calando, in Spagna no. Probabilmente la Spagna non farà alla fine della storia una bella figura dal punto di vista del funzionamento politico e del funzionamento del welfare state, ma il danno lo stanno limitando. In verità, la Spagna ha una norma costituzionale che l'Italia non ha, che è l'articolo 116. Quella è una Costituzione fatta nei tardi anni 70, no? Il 78, e a tratto spunto, guarda caso, dalla legge italiana costituzionale, ma anche dalla riforma sanitaria italiana, perché hanno avuto a modello Germania e Italia, i costituenti spagnoli del 78, e questo articolo attribuisce una serie di poteri veloci al governo in caso di dichiarazione di emergenza nazionale. Questo è importante. L'Italia non ha una norma costituzionale che verifica e cristallizza la procedura per l'emergenza nazionale. Noi abbiamo una legge ordinaria riformata decine di volte, la 225 del 1992, quella che istituzionalizzava la protezione civile di Zamberletti, per chi ha memoria storica, che poi con Bertolaso ed altri è stata usata un po' a fisarmonica e ad oggi è una buona agenzia al servizio del governo. Abbiamo visto la figura di Arcuri, insomma, che cosa è diventato negli ultimi anni. Lavora con ampio margine, ma comunque è una branca organizzativa del governo. La Spagna, invece, la legge attuativa dell'articolo 116 della Costituzione spagnola l'ha fatta subito nel 1981 e là è ben veloce l'intervento governativo, ma anche il controllo parlamentare sul governo che interviene per l'emergenza, ma anche l'utilizzo dell'esercito. In Italia l'utilizzo dell'esercito è stato un po' la barzelletta perché si è attribuito ai prefetti il potere di stabilire con i comandi militari come, dove e quando usare le truppe, le pattuglie, anche per fare vigilanza sulle strade. In Spagna è tutto centralizzato. La Spagna è un paese federale o parafederale, ma l'intervento dell'esercito in caso di emergenza, secondo la legge del 1981, quella è una decisione del governo nazionale. E Sanchez si è mosso tardi, ma si è mosso bene. Se avete amici in Spagna, vi diranno che quando c'è l'emergenza, l'esercito è sulle strade. Non è come in Italia, in cui tutto dipendeva dal presidente della regione, dal prefetto e dal sindaco che chiedevano come utilizzare le forze armate rispetto ai territori. Quindi la Spagna è un esempio da seguire, da criticare, ma comunque da conoscere. L'Ungheria, a mio avviso, è un esempio da conoscere, da criticare e da non imitare. Perché il governo ungherese, ormai da quasi 10 anni, è in mano a un partito che si chiama Fidesz, che è un partito populista di democristiani di estremo centro, i quali sostanzialmente reggono la posizione europea popolare, ma applicano politiche di destra xenofoba. Tant'è vero che qualche anno fa l'Ungheria e il suo leader politico, ormai famoso, si chiama Orban, ha riscritto la Costituzione.
con i suoi giuristi, hanno scritto una Costituzione abbastanza etnocentrica, abbastanza di destra, ai limiti della legalità europea, dello Stato di diritto europeo, rule of law, che ha numerose norme sullo stato d'eccezione e sullo stato d'emergenza, in particolare agli articoli 48, 49, 50 e 51, che sono una base legale molto ferrea per iniziative governative nel caso di emergenze di varia natura, con definizioni molto slabbrate di emergenza: terrorismo, emergenza sociale, emergenza internazionale, emergenza sanitaria. Cosa ha fatto l'Ungheria? Il governo di Fidesz, quindi di Orban, addirittura contro l'estrema destra e contro la minoranza di sinistra in Parlamento, stiamo parlando di 135 voti a favore contro 40 voti contro in totale, il Parlamento ungherese è molto piccolo, hanno approvato la legge organica numero 12 del 2020, che ha specificato in peius tutti i termini costituzionali del 2014, dando al governo i pieni poteri sine die. Cioè la norma storicamente apprezzata di conferimento di poteri di emergenza al governo prevede la temporanea attribuzione di poteri al governo extra ordinem, un po' quello che è avvenuto con l'articolo 2 del decreto madre del 23 febbraio, ma in Ungheria l'attribuzione per questa emergenza Covid è proprio una legge che chiama il suo titolo, legge organica per il combattimento e il restringimento del Covid-19, quindi è una legge speciale, ma ha una base di norma costituzionale. Cosa dice? Che il governo può fare quello che vuole, non escluso nel titolo quinto di questa legge, creare norme penali per impedire ai giornalisti di raccontare la verità. Quindi i giornalisti già penalizzati in Ungheria con questa emergenza dal 30 marzo in poi non possono raccontare la verità neanche ai cittadini, perché c'è il reato d'opinione, che è dichiarare un'opinione diversa dal governo rispetto all'epidemia o alla pandemia. Questo, io non so cosa pensano gli amici e i colleghi che insegnano diritto dell'Unione Europea e i vari europeisti convinti italiani, credo che ponga l'Ungheria fuori dal consesso dell'Europa civile, dell'Europa democratica, e che meriterebbe sostanzialmente la sospensione della partecipazione all'Unione Europea. In verità, a settembre una diffida al Parlamento Europeo l'ha votata contro il governo ungherese per le misure precedenti, ovviamente, del 2019, è una mozione parlamentare del settembre 2019 presentata da un gruppo dei Verdi europei, ma non ha prodotto effetti. Secondo me, con questa legge del 30 marzo ungherese si sono prodotti gli effetti per espellere l'Ungheria dall'Unione Europea. Al di là dei dati finanziari, che presenta molto positivi, dei dati di bilancio e dell'appoggio che il partito Fidesz dà ai popolari europei della Merkel. Quello è il problema, ovviamente, non ce lo nascondiamo. Attenzione che la Costituzione italiana non è ingenua sui poteri di emergenza. Lo voglio dire perché non lo sta dicendo nessuno, forse Cassese l'ha detto, lo voglio ribadire. All'articolo 78 noi abbiamo la disciplina costituzionale dell'emergenza bellica. Ma l'emergenza bellica non attribuisce ex Costituzione i poteri pieni al governo, i pieni poteri che voleva nell'estate 2019 Salvini. No, attribuisce i poteri necessari, in quanto si dice che il Parlamento delibera lo stato di guerra, articolo 78, e conferisce il Parlamento al governo i poteri necessari. Dicendo necessari non sono i pieni poteri,
ma quelli strumentalmente, ragionevolmente e razionalmente utili a gestire l'evento bellico. Se questo vale per l'emergenza bellica, a fortiori vale per un'emergenza meno grave di quella bellica. Possiamo convenire che un'emergenza con soli 25.000 morti non è una guerra. È sbagliato usare la parola anche lessicalmente e giornalisticamente di guerra al virus, per cui il principio di proporzionalità, il principio di ragionevole utilizzo degli strumenti sia civili, sia amministrativi, sia penali, vale per tutte le emergenze, in quanto la Costituzione italiana ha due vie all'emergenza. Tante se ne potevano prevedere il 1948. Nessuno il 48 gli è venuto in mente di pensare all'emergenza peste o colera o altro, anche perché c'era l'articolo 32 che ti diceva che lo Stato comunque ha responsabilità sulla salute come igiene pubblica, non solo come diritto individuale alle cure, no? Quindi l'articolo 42 già copre il concetto di emergenza sanitaria, ma nell'articolo 78 si regola la stretta emergenza bellica. Nell'articolo 77, che è quello che stavamo citando all'inizio di questa intervista, si cita l'emergenza e le condizioni di urgenza che legittimano il potere normativo del governo, cioè il decreto legge, in quanto l'articolo 77 dice: quando in casi straordinari di necessità e di urgenza il governo adotta, sotto la sua responsabilità politica, provvedimenti provvisori con forza di legge, il giorno stesso il governo deve presentarli alle Camere per la conversione in legge, le quali Camere, anche se sono sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. Questo dà la risposta alla nostra domanda, qualche minuto fa, posta, del ruolo del Parlamento. Quando le crisi emergono dal vivo di un problema di salute o di economia o di politica internazionale, il Parlamento si deve riunire. Probabilmente il Parlamento sta esercitando troppe cautele sulla tutela della salute dei suoi parlamentari, probabilmente. Il governo è troppo rispettoso della salute dei parlamentari. Il governo avrebbe dovuto fare i decreti legge e chiedere la conversione immediata quando c'era questa urgenza. In verità, il numero dei decreti legge prodotti è 8, sono uno già convertito, due in conversione in questi giorni, ma altri 4 devono essere ancora convertiti. Noi dovremmo, come cittadini democratici, come giuristi democratici, chiedere la procedura democratica di conversione e di confronto parlamentare anche con il televoto, con il telelavoro parlamentare, per rafforzare il ruolo parlamentare, non per indebolire il Parlamento nelle situazioni di crisi. Questo credo che sia un postulato democratico che molti giuristi giustamente stanno dicendo. Mi piace, diciamo, ricordare Claudio De Fiores, Gaetano Azzariti, Silvio Gambino e altri che ripetutamente invitano a porre il Parlamento come organo che controlla e indirizza anche le situazioni di crisi. Il CDC, il Centro per la Democrazia Costituzionale, di cui io ho fatto parte nel 2016, quando combattevamo la monocrazia e il premierato forte di Matteo Renzi, ha un suo presidente, che è il professore Massimo Villone, ben noto a chi legge il manifesto, il quale sostiene che i parlamentari sono come gli operai delle fabbriche essenziali, cioè i parlamentari devono andare a votare con tutte le tutele, devono andare a discutere, devono andare nel Parlamento e che il Parlamento non deve chiudere. Questa è una situazione molto forte, una posizione direi quasi ideologica sulla funzione parlamentare. Io potrei sostenere invece che il Parlamento deve lavorare e per lavorare deve sfruttare le tecnologie, cioè deve fare
come altri parlamenti stanno facendo, come altri consigli regionali, per esempio quello della Toscana, stanno facendo, per esempio la Camera dei Comuni inglese, a partire da oggi, fa le sessioni di televoto, telediscussione tramite piattaforma digitale. Credo che l'articolo 64 della Costituzione consenta la modalità telematica di lavoro parlamentare. Se volete ne parleremo in futuro, perché ci sono un paio di passaggi più duri che interpretano la presenza dei parlamentari o come presenza fisica o come presenza ideale. Quello che oggi io e lei stiamo facendo non è presenza fisica, ma è lavoro civile, ideale, intellettuale. Credo che il Parlamento possa lavorare come stasera io e lei stiamo lavorando, insomma. Non sono a favore di Villone, ma un po' di ragione Villone ce l'ha. Stefano Ceccanti, che è un senatore del PD di maggioranza, sta lavorando per questo obiettivo e diciamo che è probabile che nella fase 2 si debba arrivare a ciò, se no la conversione in legge e la votazione articolo per articolo, per esempio dei decreti con 100 articoli, e poi la votazione finale, è veramente difficile, particolare, addirittura risibile, che passi attraverso un funzionamento del Parlamento a scartamento ridotto. Oggi pomeriggio stanno facendo le file in Parlamento, ognuno entra su chiamata, mette il voto e se ne esce. Questo credo che sia risibile. Vediamo invece le scene della Camera dei Comuni inglesi, tutti al computer, tutti possono interloquire e discutere sull'emergenza Covid, che anche in Inghilterra sta creando molti danni, molti effetti e anche purtroppo molti morti, insomma. Ma sull'Inghilterra anche lì c'è un sistema sanitario particolare che non è europeo, se vogliamo, insomma. E professore, cito, la ringrazio moltissimo per sue risposte, insomma, molto esaurienti. Insomma, il tempo è veramente volato e spero, insomma, ci sarà un'occasione in futuro per nuovi colloqui, approfondimenti vari, anche per capire un po' cosa rimarrà, insomma, di questa crisi e come verranno anche mutati in qualche modo gli assetti giuridici dei vari paesi europei e anche dell'Unione Europea, insomma, e anche l'Unione Europea stessa, chiaro, insomma, che... male l'Unione Europea, no? Sì, infatti, chiaro. Infatti, tra l'altro, invito anche chi ci ha seguito fino a questo momento, insomma, a seguire anche le pagine social dell'associazione Sottosopra, perché in prossimi giorni avremo ulteriori approfondimenti anche sul lato economico e su cosa, insomma, si sta muovendo a livello europeo, diciamo, in seguito alla crisi, insomma, e alle tensioni che ci sono state anche le settimane passate, insomma, tra i vari paesi. Professore, grazie ancora e buona serata. Buona serata. Arrivederci.